Siamo con Masini? Sì, non problema. Allora, un campionato nuovo, speranze, emozioni, prospettive, come verrebbe girato? Speranze ce ne sono molte, perché anche se quest'anno è un campionato più difficile, dove ci sono squadre che partono, diciamo, secondo me, un gradino sopra di noi, però noi tramite il gioco, il gruppo e le motivazioni cerchiamo di dare il filo da torcere a chiunque, insomma. Il nostro obiettivo è quello. Poi vedremo dove strada facendo, dove arriveremo, insomma. Come concorrenti, diciamo che come concorrenza sia un po' una parte rispetto all'anno scorso. L'anno scorso era in tre, Perugia, sì. Venezia e Cosa, quest'anno è pari. Questo aumenta le difficoltà, certamente. Sì, sì, no. Si sapeva che questo è un campionato più difficile, però la società penso che si sia attrezzata con gli acquisti. Anche noi siamo più forti sicuramente rispetto all'anno scorso, insomma. E poi al di là di questo, secondo me, queste categorie, soprattutto in Serie C, conta molto il gruppo e la voglia. E qui il gruppo è unito e la voglia di far bene ce l'abbiamo tutti, perché per tanti di noi questo è un trampolino di lancio, insomma, non è un punto di arrivo. E tutti noi abbiamo ambizioni e motivazioni per cercare di salire di categoria, insomma. Un compito particolare, diciamo, viene affidato alla coppia, e tutto il nascondo. Credete di poter mantenere queste aspettative? Diciamo che le aspettative su di noi sono alte, perché abbiamo fatto bene l'anno scorso, però questo sicuramente non è un peso che ci sentiamo sulle spalle, ma è una motivazione e anche un attestato di stima che la gente, se si aspetta tanto da noi, vuol dire che ci reputa dei giocatori in grado di poter dare tanto. Questo penso che sia a livello personale un motivo di soddisfazione, insomma. Per te, a differenza di Giordano, ci sarà un cambio rispetto all'anno scorso, però, perché se l'anno scorso giocavi prima punta, quest'anno viene adoperato, diciamo, come trequartista, seconda punta dal mister, quindi un gioco differente. Sì, sì, sicuramente, ma diciamo che l'anno scorso ero nuovo a fare la prima punta, perché non l'avevo mai fatto in carriera. La seconda punta, tra virgolette, trequartista è un ruolo che ho già fatto, però bisogna ricalarsi, diciamo, in questo ruolo. E penso che con il tempo sicuramente posso far bene anche in quel ruolo, insomma. Pensi di riuscire ad esprimerti meglio come giocare quest'anno, o l'anno scorso è stato un boom? No, ma l'anno scorso diciamo che ero più un finalizzatore, quest'anno giocando così. Sì. Giocando così, diciamo, posso più mettermi in mostra le mie caratteristiche, magari non sono solo quelle di finalizzatore, ma anche di corsa, di fare un assist magari agli attaccanti, a Giordano, a Carboni, insomma, più un ruolo più completo, tra virgolette. Senti, l'anno scorso esposti facevano un lavoro molto sporco, portando la pressione sul primo portatore di palla avversario. E dei tre che teoricamente dovrebbero partire titolari di domenica, forse tu sei quello che potresti avvicinarti a questa caratteristica. Te lo richiede il mister, oppure comunque in fase di non possesso sarà Carboni sempre a stare dietro di voi? No, guarda, innanzitutto dipende da come giocano le formazioni avversarie. Spesso l'anno scorso Esposito dava una mano soprattutto sul mediano basso quando lo giocavano. Ora, domenica non so come giocheranno loro, non ci dovrebbe essere questo problema, insomma. Però il sacrificio deve essere, secondo me, di tutti e tre, non solo di un giocatore, perché l'anno scorso magari Esposito ce l'aveva più per caratteristiche di poterlo fare. E quest'anno diciamo che siamo tutti e tre che ci piace più far gol che andare a difendere, però il mister ce lo chiede, noi insomma sappiamo che è importante anche per alleggerire il centrocampo e la difesa. Il mister dice sempre che secondo me è un'affermazione giusta: noi tre davanti siamo i primi difensori, e questo secondo me deve essere l'input, insomma.
sempre da un punto di vista tattico, una domanda da un punto di vista tattico, il mister ti ha riconosciuto da sempre la bravura di aggredire il primo palo. Quest'anno a maggior ragione sarà importante per creare le varchi a Giordano a questo punto. Sì, sì. Ma io l'anno scorso spesso mi ci trovo io e ci andavo io, comunque quest'anno anche Giordano ce l'ha con caratteristiche, quindi diciamo che si troverà più vicino l'attaccherà. L'importante è coprire la porta e, come diceva prima il mister, di fare gol. Poi insomma il primo, il secondo palo, quello vediamo, insomma. Anche per Giordano comunque da un punto di vista del modulo di gioco ti affronti un campionato diverso rispetto a quello l'anno scorso, no? L'anno scorso avevi tre trequartisti alle tue spalle, quest'anno invece ne hai due. Come ti stai immedesimando in questo nuovo ruolo, diciamo? Alla fine secondo me è lo stesso, perché sempre diciamo ci trovo da solo davanti, invece che averne tre ce ne ho due questa volta. E mi sto adattando bene, stiamo lavorando bene, secondo me noi tre lì davanti ci stiamo applicando molto a quello che ci sta richiedendo il mister e cercheremo domenica di metterlo sul campo. Quindi è indifferente per te giocare con i tre dietro o i due è uguale? Cioè. Sì, secondo me sì, è la stessa cosa. Per me sarà la prima, non ce l'avevo rispetto agli altri due. Hai una sensazione particolare, perché comunque giocherai in una piazza importante. E poi una domanda, così, un po' una curiosità. Se tra voi due avete fatto una scommessa su chi segnerà di più, chi paga pegno, se segna meno, se non l'avete fatta, se la fate qui adesso. No, la scommessa ancora non l'abbiamo fatta. Ci sarà tempo, no? Sì, scommetterci una cena, però... penso che domenica sarà una partita importante, io sono, cioè non vedo l'ora di iniziarla, non vedo l'ora di scendere in campo e giocare davanti a tutta questa gente e speriamo di ripagarli con una vittoria. Senti, nelle amichevole non è stato diciamo tanto prolifico, ha segnato qualche gol se ricordo bene, vero? Sì, ne ho fatti quattro. Che... No, quattro? Sì. Per il suo standard insomma sempre un po', ecco, è stata una questione di forma fisica oppure un qualche altro caso? Non alla fine fatto. Quelli che conta da domenica, dal 2, e normale magari stavamo ancora lavorando, la forma fisica non è ancora al top, ma non è neanche adesso, magari siamo ancora all'80%, 100% saremo fra due partite diciamo. E sicuramente quelli sono stati test per provare la squadra, provare in campo le sintonie, le cose, quindi quello che conta è segnare già da domenica. Parliamo sempre dei trequartisti fantasisti, meglio Chiesa come compagno di squadra o con Cozza come allenatore? No, tutte e due, sono tutte e due. Chiesa mi ha rubato tanto da lui. Vado tanto con gli occhi, ci sono stato due anni e anche da Cozza credo di sto imparando moltissimo, anche da lui. È arrivato da pochi mesi, è stato utilizzato Benedetti dal Perugia. Allora a questo punto la squadra è completa davvero, e poi Cruz, come il giudizio avete di questo nuovo ragazzo, quanto manca Bugatti? Ci secondo poi mancherà durante la stagione un attaccante grintoso come tu. Secondo me Benedetti, io l'ho visto lo scorso anno, è un buon giocatore, lo ricordo come un buon giocatore, poi sarà la società insomma a vedere la situazione. È stato ufficializzato, quindi secondo me è un buon acquisto, almeno lo scorso anno me lo ricordo, era un buon giocatore. E per quanto riguarda Cruz mi ha impressionato perché secondo me ha delle buone doti tecniche e vede anche la porta. Speriamo che Bugatti poi si riprenda il prima possibile perché come dicevi tu magari può servire un attaccante con queste caratteristiche. Sì, io volevo solo aggiungere una cosa che dicevi prima te, che Bugatti secondo me sarà insostituibile perché certe caratteristiche, soprattutto come ha dimostrato l'anno scorso di entrare anche 20 minuti e sbaragliare proprio fisicamente le difese avversarie, non ce l'abbiamo più, però dobbiamo sopperire e essere bravi in questi, anche perché i giocatori ce l'abbiamo, come dice Cruz, lo stesso D'Agostino, insomma secondo me tutti sono buoni giocatori che possono trovare un'affermazione qua a Catanzaro, insomma sono ancora giovani
e il loro obiettivo deve essere quello di crescere e di affermarsi, insomma. Parliamo del Barletto, una squadra giovane, rifondata rispetto all'anno scorso, soltanto due elementi che sono rimasti nell'organico dell'anno scorso. Linea verde per loro, che avversario vi aspettate, che concreteggiamento? Ma sicuramente non penso che scendano in campo per prendere la vita da facile, però diciamo che più che pensare a loro, noi pensiamo a noi stessi e vogliamo iniziare subito nel migliore dei modi, al di là di chi affronteremo, insomma. Barletta può sembrare sulla carta un avversario più facile, però come hai detto prima sono tanti giovani che magari davanti a un pubblico che sarà domenica numeroso vorranno mettersi in mostra, c'hanno tanto entusiasmo e magari in questo periodo fisicamente magari sono anche un pochino più vivaci rispetto a una squadra magari con giocatori più esperti e da un punto di vista fisico magari più imponenti. Sarà una partita difficile perché è la prima e le prime, come avete visto anche magari in Serie A, anzi le prime servono sempre delle sorprese, però io penso che ci siamo preparati bene e anche noi insomma, non vediamo l'ora di iniziare perché partite ufficiali abbiamo fatta solo una il 5-6 agosto in Coppa Italia, quindi per noi non vediamo l'ora, insomma. Ah, sicuramente per quanto riguarda il Barletta è una squadra da prendere diciamo con le molle perché sarà un test difficile, come diceva Simone la prima, quindi bisogna affrontarla con la determinazione giusta per cercare di prendere i tre punti e poi sicuramente spero anche nel sostegno del pubblico che sarà sicuramente numeroso e cercheremo di regalargli la prima vittoria.